Ciao amici ascoltatori di Radio News 24, qui Camilla Gattuso per il programma On Air Interviste Storie. Oggi parliamo di architettura, ma proprio a 360 gradi, e lo facciamo grazie a Laura Bortolotti e Arwin Saxena e grazie al loro studio DOM. Ciao! Ciao, buongiorno! Ciao, buongiorno! Allora, noi di Prassi di On Air iniziamo le nostre belle chiacchierate lanciando un hashtag che vi aiuterà ad aumentare le visualizzazioni a questa intervista, ma soprattutto aiuterà le persone che vogliono un po' arredare di nuovo casa, uno studio, a contattarvi prima. E infatti io pensavo proprio di lanciare per voi l'hashtag Studio DOM. Però esatto, penso sia adatto, però proprio sono curiosa di sapere un po' come vi è nata questa passione. Beh, guarda, questa passione è nata circa una decina di anni fa, quando a scuola comunque vedevo che mi iniziava a interessare riprogettare gli spazi, riammodernare gli ambienti, le case e farle, diciamo, proprio a gusto personale. Quindi ho iniziato a dire perché no, perché non provare a buttarci in questa nuova esperienza e magari aiutare qualcuno che fa fatica a capire come immaginarsi un ambiente, perché non aiutarlo nel riprogettarlo, quindi magari con delle planimetrie piuttosto che con dei rendering. Sì, si tratta proprio di guidare sostanzialmente il cliente, aiutarlo in quelle che sono poi le sue idee, le sue necessità e definire uno spazio che sia il più funzionale possibile, come anche appunto a livello estetico più curato nei minimi dettagli. E quindi è fondamentale anche l'apporto della luce, ad esempio, e eventualmente riorganizzare uno spazio anche completamente, rivederlo in quelli che sono solitamente gli ambienti dell'abitare sono molto compartimentati, e soprattutto nel costruito degli anni 50, 60, come anche 70, 80, 90, quindi andare a ridisegnare completamente quelli che sono gli ambienti interni, ridargli una nuova luce, una nuova vita. Sicuramente è una sfida sempre molto interessante. Certo, ci vogliono insomma dei professionisti come voi. Siete una sorta di anche sarti, perché comunque costruite in base al cliente, comunque le sue necessità, certo. Proprio fatto su misura. E ho visto alcuni vostri progetti tra l'altro sui social, infatti invito tutti i nostri ascoltatori a andare a sbirciare un po' e sono molto curiosi e molto interessanti, mi piacciono molto gli interni soprattutto, ma infatti il vostro studio insomma di cosa si occupa, perché so che fate un bel po' di cose. Sì, allora noi principalmente siamo nelle ristrutturazioni di interni. Abbiamo appena chiuso un grosso lavoro, che era un cambio d'uso di una ex autofficina in 6 unità abitative, e quella è stata una grossa sfida. E abbiamo altri cambi d'uso in questo momento. E anche lì diciamo che c'è un po' un concetto di un cambio, soprattutto nelle zone periferiche, di vita anche di determinate aree, quindi magari spazi che prima erano destinati al commerciale adesso hanno perso anche di appetibilità, di interesse, e vi è un interesse molto maggiore magari a renderli residenziali. Quindi in questo momento abbiamo appunto una serie di lavori di questo tipo che sono sicuramente delle sfide e che appunto danno una resa finale molto soddisfacente. Certo. E poi adesso con questo Covid ci stanno comunque chiamando per riprogettare gli spazi di casa per poter dare alle persone uno spazio dove poter lavorare in serenità, che inizia a diventare una questione importante. Sì, la casa è tornata un po' al centro, cioè, per noi italiani diciamo è sempre stata al centro, però adesso col Covid è diventata proprio il fulcro della nostra vita, il fulcro del nostro abitare, quindi ci si rende conto che è veramente fondamentale avere gli spazi ben calibrati, ben fruibili, ben arredati per vivere al meglio, insomma. Certo, no, ma è molto interessante. Poi le sfide incuriosiscono, sono molto invitanti, immagino per voi, tra l'altro, che poi alla fine di un lavoro vedere come è venuto
Caspita, sono bella. Tante soddisfazioni. Aspettiamo sì, quello, noi sì. Normalmente la e fase la soddisfazione finale. Del cliente anche che vede che è stato guidato in un percorso ed effettivamente vede il risultato finale, quello sicuramente esatto. È la parte più soddisfacente. Esatto. Come è cambiato un po', diciamo, nell'ambito di progettazione, come si è evoluta questo ramo della progettazione? Ma si è voluto, diciamo, dall'incontro tra di noi alla fine, che è stato un po' un rincontro un po' casuale, perché ci conoscevamo già dall'età della scuola, insomma. Poi ci siamo un po' persi, ci siamo ritrovati e appunto assieme stiamo portando avanti questo tipo di lavoro, e quindi lui magari è un po' più tecnico e sotto il profilo appunto cantieristico, insomma, ma anche funzionale. E appunto io magari ci metto più quell'apporto creativo di interior design, quindi è un po' un incontro tra di noi che ci vuole nei progetti. Vi incastrate sì, sì, bene. Sì. No, ma infatti poi è molto carina questa cosa che vi siete ripresi poi nel tempo e vi siete trovati a lavorare insieme e ad avere insomma le stesse passioni. Anche con due percorsi di vita molto diversi, insomma, quindi questo sicuramente ci ha arricchito, perché sì. Non ci vedevamo da una decina d'anni sicuramente, quindi... Io poi sono finito a Londra 3 anni per un'esperienza di carriera, e quindi poi quando sono tornato ho deciso di mettere su in piedi questo studio, e poi si è aggiunta anche Laura, e stiamo portando avanti questo lavoro Sì. insieme. E da quanti anni è aperto lo studio? Lo studio è dal 2018 che è aperto. Ah, quindi comunque recente, però no, mi piace molto la vostra, diciamo, iniziativa, la vostra voglia di fare, perché cioè, a me l'avete trasmessa e sono sicura anche ai nostri ascoltatori. Infatti invito tutti a vedere e a trovarli su Facebook come Studio Dom e su Instagram li troverete come studiodom.it. Invito voi, Laura e Arwin, a dirci anche il vostro sito web e eventualmente altri contatti per rintracciarvi. Allora, il sito è www.studiodom.it e poi, non so, ci possono trovare sulla mail info@studiodom.it oppure comunque sul sito ci sono tutti i contatti telefonici, le sedi, insomma. È un po' per Perfetto. lasciare un messaggio. Esatto. Ok, tutte le informazioni ce le abbiamo per seguire i nostri fantastici architetti a 360 gradi. Ricordiamo anche l'hashtag Studio Dom per condividere tutti questa bella chiacchierata e questa passione che si vede nei loro occhi. I nostri ascoltatori purtroppo non possono vedervi. E io vi ringrazio veramente tanto per essere stati qui con noi e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Grazie, buon Ciao. proseguimento. Ciao. Ciao. Grazie. Voi, amici ascoltatori di Radio News 24, non scappate, restate qui con noi per altre interviste on air.